Io voglio pochissimi minuti ringraziare intanto di cuore tutti per questa bellissima mattinata che spero possa essere utile, soprattutto da domani, organizzare, come si diceva prima, in maniera diffusa, consapevole, un'iniziativa a sostegno del sì, tenendo conto fino in fondo delle nostre radici, della nostra storia e soprattutto della prospettiva che noi vogliamo offrire a questo Paese. Io lo dico in pochissime battute perché tanti ragionamenti utili sono stati fatti. Io penso che ci sia tutta la sfida di una sinistra di cambiamento dentro questo passaggio referendario. Penso che non c'è sinistra senza cambiamento e quindi immaginare che le nostre energie, le nostre idee stiano sul fronte dei Salvini, dei Grillo e dei Berlusconi, francamente no. Francamente no, loro stanno da un'altra parte, anzi bisognerebbe riflettere un po' di più su questo e riflettere un po' meglio della responsabilità che abbiamo. Tutte le riforme sono perfettibili, anche un minuto dopo che le hai approvate. Dicevo che viviamo un momento in cui in casa abbiamo i vaffa e dopo il confine, come accade oggi, abbiamo i referendum per alzare i muri. Noi in mezzo a questa partita che responsabilità ci giochiamo? Io penso che questo referendum ci mette di fronte precisamente alla responsabilità della sinistra in particolare di essere fino in fondo il motore di una riforma della politica e delle istituzioni. Solo quelli che vogliono scommettere sulla frattura tra popolo e istituzioni possono lavorare per il no. Quelli che hanno a cuore la ricostruzione di un rapporto forte tra cittadini e spazio pubblico non possono che lavorare per il cambiamento, per l'autoriforma dello spazio pubblico, delle istituzioni e della politica, con tutti i limiti e la fatica di una riforma. Anna ce lo dirà, credo, meglio di chiunque altro, l'ha vissuto in diretta, come tanti altri, con tutti i limiti, con la fatica, credo, di comporre, scomporre, ricomporre, mediare, trovare avanzamenti, un centimetro in più, come dire, combaciare alcuni obiettivi fondamentali. Ma il nodo principale di questa storia è davvero, secondo me, se l'Italia si mette male in cui lo spazio pubblico cambia e la politica dà un segnale di novità, oppure se si accoda a una tendenza drammatica che stiamo vivendo, soprattutto in Europa e non solo, credo che l'America ci dica molto, e allora noi diventiamo un pezzo del problema, non un pezzo della soluzione. Io penso, per quello che mi hanno insegnato in queste stanze, in questi passaggi, nel mio percorso politico, io penso che ci sia tutta la sinistra mista, progressista, di cambiamento dentro questo sforzo. Questo che nel mio piccolo chiedo una mano a tutti. Io penso che noi dobbiamo dire la verità. Da soli non ce la facciamo. Non ce la facciamo. Sempre in testa quest'idea che noi non possiamo avere il riformismo senza popolo. Ci siamo già passati e non possiamo ripercorrere quelle strade. Noi dobbiamo avere un riformismo di cambiamento con il popolo protagonista. Ecco perché, soprattutto da questa città, che dice molto anche non solo della nostra storia, ma anche del nostro futuro, io chiedo una mano. Ciascuno faccia quel che può, ma facciamolo insieme. Grazie.